l'ombre des muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, denci tu du vali, a se mostrani, e a netana punto, cotelo a gu. Del Movimento 5 Stelle, anche a Mantova, dove i grillini hanno superato il 20%, e a Roma andranno Alberto Zolezzi alla Camera e al Senato Luigi Gaetti. Quel che mi riguarda, visto che sono stato eletto, è tutta una cosa un po' da costruire, quindi sono qui tra l'incredulo e ovviamente l'euforico. Le priorità, secondo me, la principale è fare dei provvedimenti contro la casta, perché uno degli elementi fondamentali che hanno spinto molte persone a votarci è proprio il fatto che non se ne può più di queste spese pazze, di questa componente politica. Quello è il primo elemento. E secondo, ovviamente, da medico e da patologo, le mie più grandi attenzioni saranno rivolte per l'appunto alle situazioni ambientali, quindi a tutto il discorso per quel che riguarda il biogas, per quel che riguarda l'inquinamento del Mantovano. Ed ora inizia lo studio per arrivare preparati a Roma il 15 marzo, data della prima seduta del Parlamento. Un risultato eccezionale, dicono i sostenitori di Grillo, per una campagna elettorale nuova, giocata a colpi di internet. I candidati sono stati scelti online, a suon di musica di De André e del Teatro di Gabbè. Siamo molto contenti del risultato del gruppo, del Movimento 5 Stelle, a livello nazionale e a livello locale. Siamo contenti e ansiosi di iniziare a cercare il nostro percorso amministrativo, che cercherà appunto di tradurre in azione le nostre idee di sostenibilità ambientale, sociale, che ultimamente, grazie all'arrivo di nuovi tecnici, nuovi esperti, hanno anche una copertura economica consolidata, per cui non abbiamo idee vaghe o irrealizzabili. Per parlare delle ansie è ancora troppo presto, ma su un punto i grillini non hanno dubbi. Le alleanze non saranno con gli altri gruppi, ma saranno sui contenuti. Chi voterà le nostre proposte o eventuali proposte di altri gruppi sensate saranno votate da noi. Con questo metodo si riuscirà comunque a governare e a raggiungere obiettivi legislativi a breve termine di sostenibilità. Ed ora la speranza è quella di fare una bella figura anche a livello regionale, portando a Milano almeno un rappresentante mantovano.